elettriche, il fluo è di moda da Cristiano Burani, ma con il nero non si sbaglia mai, Carla, no? Esatto, poi nella moda diciamo che il nero è il colore di distinguo, anche perché a furia di lavorare su nuove tendenze, nuove gamme cromatiche, uno non ne può più, allora alla fine dice cos'è il colore intemporale, il nero. Il nero è anche un colore che risolve dal H24, dalla mattina alla sera. Quali gli accorgimenti per trasformarlo però? Allora dai, diciamo che il nero è perfetto quasi sempre, a parte i matrimoni, ribadisco che ai matrimoni non ci si veste mai di nero, ma durante l'arco della giornata funziona sempre. Di mattino il total black, come nel mio caso, in questo contesto va benissimo. Se abbiamo per esempio, non so, un cocktail pomeridiano, un tea party, cambiamo soltanto gli accessori colorati, quindi il nero ancora diventa protagonista. Per la grande sera il nero deve diventare luccicante, quindi paillette, crystal, tutto quello che brilla di luce propria. Senti, dimmi una cosa, Milano di che colore è? Vabbè, lo stile di Milano è uno stile molto urbano, cosmopolita, quasi simile un po' a quello londinese. Quindi nella mia testa c'è color cammello, il taupe, che è una sorta di neutro, i grigi e ancora tanto nero. Allora, visto che questo è per Monte Napoleone Web, indicazioni di stile, un accessorio che non deve mancare? Beh, per una donna è la borsa a mano che va portata o sulla spalla oppure all'avambraccio, e in questo caso è la migliore compagna di ogni donna. Carta di credito, telefonino e chiavi di casa? Sì, e poi assistente che paga con la carta di credito, perché le donne per essere chic non devono mai toccare i soldini.